In tutta onestà, la mod Fomorian Accelerant non mi è piaciuta per niente. Una mod equipaggiabile sul Drakgun ci consentirà di far rimbalzare i nostri colpi per un numero aggiuntivo di 4 volte e poi ci consentirà di farli volare ad una velocità incrementata del 60%, quindi saranno in grado di raggiungere il bersaglio più rapidamente, il che renderebbe quest'arma un po' più precisa dalla lunga distanza, ma di fatto è uno shotgun ed è più indicato per combattimenti ravvicinati o al limite dalla media distanza. Oltretutto esiste da tempo una mod per gli shotgun che fa un effetto simile, si chiama Fatal Acceleration, e aumenta la velocità dei nostri colpi del 40%. Volendo potremmo usare queste due mod in combinazione per avere il beneficio di un 100% di velocità di volo dei nostri colpi, quindi raddoppiare la velocità che hanno di base. In realtà però mi sembra una cosa piuttosto inutile, anche perché andremo a sacrificare due slot che potremmo utilizzare per altre mod di utility magari più interessanti, oppure semplicemente per incrementare ulteriormente i nostri danni. In definitiva, insomma, questa mod non mi è piaciuta per niente e non vi consiglio di ottenerla né tantomeno di utilizzarla. Per quanto riguarda il più 60% di velocità dei nostri proiettili, come potete notare, non si notano poi così grandi differenze, per cui obiettivamente davvero non vedo per quale motivo si debba utilizzare questa mod. Per quanto riguarda invece il numero di rimbalzi incrementato, per quanto mi riguarda anche qui non è che abbiamo un'utilità poi così particolare, insomma, per quale motivo dovrei basarmi sui rimbalzi quando potrei sparare tranquillamente direttamente sul nemico? Certo, possiamo evitare di caricare il colpo e semplicemente sparare a raffica i nostri 7 colpi del caricatore per far rimbalzare tutti i pallettoni a caso nel corridoio, ma veramente non ne capisco il senso e dubito che abbia un'utilità concreta. Per cui ragazzi, in definitiva, vi ripeto, questo augment per il Drakgun non mi è piaciuto per niente, ve lo sconsiglio. Quindi vi saluto e vi aspetto ad un prossimo video su un'altra delle mod introdotte dall'operazione Ratum e tuttora ottenibili sconfiggendo Kela the Time.